La coppia Salemi-Pretelli continua a regalarci emozioni e se all'inizio i due inquilini avevano palesato l'intenzione di voler procedere cauti, senza bruciare le tappe, le cose stanno procedendo decisamente con un altro passo. Dopo il primo bacio sotto al vischio, i due concorrenti hanno lasciato alle emozioni e alla loro complicità di sfogarsi liberamente ed ora continuano questo percorso senza perdersi mai di vista. Ma non solo, perché i due ragazzi stanno già affrontando l'argomento futuro ed entrambi si dicono pronti a voler continuare questa esperienza anche al di fuori del reality. Giulia si apparta insieme a Samantha nel giardino del Cucurio e mentre la pioggia scrosciante fa da colonna sonora, l'influencer le rivela tutti i suoi dubbi, ma anche le sue speranze. Giulia ammette di temere il giudizio degli altri che spesso l'ha portata a porsi tante domande, ma non vuole che i pregiudizi di alcuni possano rovinare qualcosa di bello. L'influencer si dimostra ancora provata dall'ultimo scontro con Diane e non capisce le ragioni che hanno portato la modella a dire certe frasi. Da un'amica non mi aspettavo questo e non giustifico il suo allontanamento su una frase che non ha senso. Tu ridi, ma non sei felice, non è vero. Io sono felice e non voglio rinunciare a Pierpaolo. Questo è un nuovo viaggio, è una cosa nuova, dice Giulia tutto d'un fiato. Samantha è d'accordo con la sua coinquilina e le suggerisce di non ascoltare le critiche sollevate da altri. Tu fregatene, fa solo quello che ti va di fare. Se vuoi stare 2 ore accoccolata 2 ore sul divano sei libera di farlo. Siamo tutti chiusi qua dentro, è normale che si parli di una cosa del genere. Di Pierpaolo mi fido, all'inizio avevo paura di essere la seconda scelta, ma i suoi occhi sono sinceri e sono pronta a vivermi appieno questa esperienza, ammette Giulia con una nuova luce negli occhi.